Un'ave a tutti i legionari barbarossi non iscritti, io sono Alessio PCM e vi do il bentornato su Hearts of Iron 4 con la Spagna carlista. Nell'episodio precedente abbiamo creato l'Unione Iberica e adesso ci stiamo preparando ad espandere il nostro impero oltremare. Nello specifico stiamo mirando all'Oman e all'Arabia Saudita e questo, come possiamo vedere dalla mappa delle risorse, ci permetterà di mettere le nostre zampacce su un po' di petrolio. In seguito probabilmente mireremo all'Iraq e all'Iran. E altre mire interessanti sono qua sotto, nello specifico il Siam, che non è legato, perlomeno per ora, a nessuna fazione. Per quanto riguarda la seconda guerra mondiale la lasceremo, tra virgolette, correre, cercando di non entrarci, se non quando sarà o indispensabile, o sarà, come dire, mi viene a dire favorevole, no, ci sarà utile, ecco, farvi parte. E per quanto riguarda con chi entrare, una cosa curiosa che voglio farvi notare è che se vediamo Last to Join Faction, con gli inglesi abbiamo 1284, mentre con i nazisti abbiamo meno 447, quindi in realtà non siamo troppo vicini a nessuno dei due. Se volessimo creare una nostra fazione, invece, curiosità, meno 1313. Ok, perfetto, perfetto. Ah, però c'è da dire che invece che siamo più vicini ai paesi dell'America Latina, sarebbe quasi interessante creare una fazione con loro, ma come vedete abbiamo qualche difficoltà comunque. Allora, se ben ricordo stavamo spostando le nostre truppe, però vorrei controllare un attimo dove sono quei 5 marine rimanenti. Ok, sono arrivati, abbiamo i field hospital, tra l'altro, perfetto. Facciamo le engineer company di livello 2 e poi siamo a posto per quanto riguarda le unità speciali. A quel punto potrebbe diventare utile. Eccoci qua. Vabbè, continuare sì con la ricerca industriale, naturalmente, ma potrebbe anche essere utile muoverci verso le armi di supporto e l'equipaggiamento per la fanteria migliorato. Per quanto riguarda i carri, sì, qualcosa sarebbe opportuno farlo. Antiaeree e antitank al momento lascerei un attimo perdere, lo stesso vale per navale e aereo. Per quanto riguarda l'engineering, potremmo far partire la ricerca nucleare, prima lo facciamo, meglio è per quanto mi riguarda. Adesso siamo nel 40, quindi potremmo prendere questo per più risorse, questo qua che ci permette di convertire più rapidamente l'equipaggiamento e questo che aumenta il capo. Io direi facciamo l'atomic research e poi il resto vedremo di distribuirlo diversamente. Ok, per quanto riguarda il casus belli, penso che ci voglia ancora un pochino. Sì, 73 su 125, va bene. Bene, ma non benissimo, oserei dire. Potremmo, tra l'altro, anche cominciare a fare una rivendicazione nei confronti dell'Iraq. Vediamo quanto ci costa. Wow, costosissima e ci vuole un sacco di tempo, ma probabilmente è dovuto al fatto che ne abbiamo altre in corso e farle insieme aumenta il costo di questo. Ok, tra l'altro possiamo reclutare un operativo. Allora, abbiamo Melcher Weiler, che sembra Dolores Silvestre, e Genaro Aznar. Questi due sembrano spagnoli, lui non tanto. Safecracker. Questo sembra molto uno adatto all'infiltrazione o alla ricerca industriale, tra virgolette. Questa ragazza è portata per la Counterintelligence. Enemy operative, Intel Extraction Rate. Ok, questo qua è più difficile che parli. No, noi vogliamo lei perché mi occuperei prima di tutto del controspionaggio. Per quanto riguarda gli ampliamenti dei branches della nostra agenzia di intelligence, al momento lascerei stare perché ci conviene utilizzare la nostra capacità industriale su altro per quanto mi riguarda. Vediamo tuttavia di gestire le spie e lo facciamo, espionage. Abbiamo fatto la radio, perfetto. Dove diavolo è lo spionaggio? Ah, sì, qua. Ups, ups. Ok, carissima. Esatto, io ti direi di fare counterintelligence in Spagna per il momento. Poi, come successiva ricerca, coordination, radio. Non malvagio, decisamente non malvagio. Però preferisco fare questo qua dell'equipaggiamento di supporto migliorato prima. Ok, perfetto. Potremmo volendo anche modificare il governo. Manuel Falconde comincia a discutere i motivi dell'Oman.
Va bene, va bene. Teorico, no, minori costi della dottrina militare non mi interessa. Piuttosto prenderei qualcuno nell'alto comando. Entrenchment, attrition. Ok, questo qua dell'attrition decisamente è ottimo. Andiamo a prendere lui. Tra l'altro guadagniamo abbastanza punti di potere politico da poter cambiare un po' di cose, quindi bene così. Bene così, assolutamente. Per quanto riguarda il fuel, in realtà non siamo messi alla grande. Fatevi vedere quanto ci vuole ancora qua, 28 giorni, sì, abbiamo 28 giorni di carburante, questo va bene. Riusciamo a tenere la flotta lì. Tra l'altro non abbiamo ancora spostato i nostri aerei. E Dio solo sa come riusciamo a spostarli così e bene, cioè nel senso assolutamente ottimo. Andiamo un attimo a togliergli gli obiettivi, così magari non consumano. Divisione non assegnata di fanteria che andiamo a mettere qua al confine. Stavo per dire al confino, ma è tutta un'altra cosa. La ricerca disponibile la andiamo a mettere sul Improved Infantry Equipment, perfetto. Ora, qua voi vi state ancora addestrando. Qua abbiamo un po' di truppe, perfetto, perfetto. A questi 21 non li faccio spostare per il momento. Abbiamo tra l'altro anche un porto libero. Ok, ma no, non è vero? Ah, sì. Ok. Continua a produrre sottomarini, divisione non assegnata che facciamo portare lì, perfetto. Vammi a togliere un attimo le mappe. Ma un tempo non c'era la minimappa qua sotto. Questo qua è l'unico gioco in cui non c'è. Ah, no, eccola. Banalmente l'avevo tolta. Sapete che non mi dispiace averla. Tra l'altro, non stiamo riuscendo a importare tutto quello che vogliamo. Ma non è un problema. Ah, la gomma dal Siam. Sai che quasi quasi vado a importarla dalle East Indies. O se no dal Brasile, ancora meglio. Eh sì, caro ragazzo, però. Opla. Ok, adesso non abbiamo più problemi. Decisioni disponibili. War propaganda against the Reich. No, lascia stare, lascia stare. Ah, tra l'altro possiamo aumentare la produzione di ferro in un po' di territori, volendo. Anche il tungsteno. Figo che si possa espandere la capacità di raccolta delle risorse. Non la conoscevo questa cosa. Però acciaio è una delle poche cose di cui non abbiamo bisogno. Quindi, se no, che altre decisioni abbiamo? Politiche economiche al momento non ci servono. Queste qua, politiche, nemmeno. E i governi collaborazionisti, lasciamo stare. Ok, possiamo dichiarare guerra all'Oman e lo facciamo. Ok, perfetto. Facciamo partire i nostri Marines. Focus prosperità all'impero. E purtroppo non ci arrivano. No, sono troppo lontani. Io ci speravo, ma niente. Vabbè, non importa, non importa. Ok, come successivo focus, possiamo fare questo? Non abbiamo ancora abbastanza. Cioè, abbastanza i requisiti? Non possiamo. Difesa strategica. Ok, questo qua è buono perché ci permette. No, scusate, questo ci permetterebbe di avere maggior controllo e minori rivoltosi più che altro. E vedo che questo al momento si sta rivelando un problema. I Battle Rights e il fanaticismo assolutamente ci migliorano la capacità di combattimento. Potremmo fare uno o due e poi fare questi o il contrario. Facciamo prima la restaurazione della monarchia. Così poi nel prossimo episodio avremo il regno di Spagna. Ok, i nostri ragazzi sono partiti. Il nemico ha solo truppe qua. E siamo sbarcati. Perfetto. Iniziamo l'attacco e cominciamo lo spostamento di questi uomini, se possibile. Ah no, non possiamo, giustamente perché non c'è un porto. In compenso potrei organizzare un'altra spedizione navale. Però ci vuole più di quello che pensavo. Proviamoci. Considerate che ci vogliono 24 giorni di preparazione. No, 70 giorni di preparazione. No, non ha senso. Non ha. Vabbè, cominciamo a preparare la cosa. Speriamo di non averne bisogno, naturalmente. Potremmo modificare il governo, abbiamo una fabbrica militare disponibile.
Ancora, perfetto. E la mettiamo su. Sui track o sull'artiglieria? Facciamo sui track. Fabbriche. Ah, perché l'abbiamo costruita. Ok. Non mi ricordavo effettivamente perché avevamo tutte queste fabbriche. Potremmo farne un'altra militare, volendo. Ma io prima direi di espandere la base di quelle civili. Ne farei un'altra. Ok. Second Vienna World. Transilvania del Nord ridata agli ungheresi. Tolta ai rumeni. Ok. Vedremo quanto questo durerà. Poi, ragazzi, piano piano si stanno spostando. Ah, tra l'altro abbiamo una divisione non assegnata. Che direi che mettiamo alla regione iberica sempre. Ok. Voi vi state preparando, ragazzi? Sì, 14 giorni. In realtà mi sa che faranno prima i Marines a prendere Muscat. Trattato di Craiova. Sono state chieste altre concessioni alla Romania. Nello specifico, la Bulgaria ha reclamato la Dobrugia del sud, territorio annesso nel 1913 dopo la seconda guerra dei Balcani, popolato per la maggior parte da bulgaresi e da bulgaresi. Tia, cosa ho mischiato? Da bulgari e turchi. Ok, naturalmente, dopo tutte queste concessioni, la Romania è molto indebolita. Mio Dio. Ok, Muscat è caduta. Penserei che si arrendano. Infatti, Loman si arrende. Take command and turn. Fatto. Ok, perfetto. Ora direi che possiamo allora organizzare uno sbarco. Qui. Ariad, perfetto. I ragazzi qua invece li andrei a spostare. Però se li metto tutti al confine qua, secondo me alcuni soffrirebbero un sacco d'attrito. Quindi facciamo che alcune truppe, nello specifico quelle già ben addestrate perlomeno, io le lascio invece qua di guarnigione. Al limite, se poi vediamo che sono comunque troppe, regoliamo il tutto. Scusa, però, perché non mi hai fatto la linea del confine? Ok. Poi abbiamo detto 1, 2 e 3, invece state qua. Ah, se faccio questo mi va a togliere il... Vabbè, ok. Facciamo che li posiziono allora tutti al confine. Volendo potrei organizzare anche un altro sbarco. Fatemi vedere un attimo la flotta. Quella è quella che sta pattugliando, è questa qui. Ce la faccio a fargli pattugliare anche da questa parte? Proviamoci. Perché? Così facendo potrei anche pensare di fare questo, ovvero di prendere 1, 2, 3, 4, 5 unità, creare un altro piccolo esercito, mettergli Gasparmo Regno, perfetto, e fargli fare questo. No, ho sbagliato. Chiedo scusa, ragazzi. Uno e due. Perfetto. E voi invece vi posiziono al confine qua. Già fatto? Già fatto. Perfetto. Perché voi non siete assegnati al piano, però? Ok, ora lo siete. Anche voi vi devo assegnare al piano. No. Army 2 will be disbanded. Ah, giustamente. Devo selezionare questi, però. Ok. Perfetto.
Ah, giusto. Facciamo che anche a voi vi do un piano. Il vostro obiettivo è fare un'avanzata di questo tipo. Abbiamo tra l'altro 190 punti. Vediamo quanto ci costa fare una rivendicazione contro di loro. 240 giorni, sì, vedete, non possiamo farne troppe insieme. La facciamo per Alajara, magari. Penso che basti una misera rivendicazione per poi prendere tutto il territorio. Ok. Volendo potremmo anche cominciare a rivendicare lo Yemen. 375 giorni, tuttavia. Facciamo che lo Yemen per il momento lo lasciamo lì. Mi interessa di più prendere l'Arabia Saudita e poi l'Iraq e l'Iran. Tra l'altro mancano 20 giorni, non so se riusciremo a preparare l'invasione così a breve. No, oddio, potremmo anche farcela, eh. Fabbrica militare disponibile, perfetto, e vi metto a fare altre armi. Ok, tra l'altro potremmo anche fare una piccola modifica del governo. Volontari per il momento ci bastano. José Enrique Varela si è ammalato, mi dispiace, caro ragazzo. Division Recovery Rate, Army Experience, sì, prendiamo lui. Tanto abbiamo ancora 71 punti. Soffrite attrito, un pochino lo soffrite. Fatemi vedere un attimo com'è la rete qua. Ehi, mamma mia, le infrastrutture fanno abbastanza schifo. Quanto ci vuole a prepararle? 20 giorni. Devo dire che sono ben rapidi a farle. E qua servirebbe anche fare questo. Spostiamo questo in fondo e alla via così. Ah, tra l'altro, naturalmente possiamo anche fare questo. A voi vi spostiamo. Vi assegno adesso in Arabia. Naturalmente, entrambi. Con questi due obiettivi. Abbiamo poco carburante. Potrei essere obbligato a importare un po' di petrolio. Il fuel è generato dal petrolio in eccesso. 30 giorni? No, non so se reggo 30 giorni. Ah, ragazzi, facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Messico. Ok. Così ci aumentiamo un po' il petrolio. Poi vedremo di toglierlo, naturalmente. E del resto occupare questi territori serve anche a quello. Ok, posso riaumentare. Col focus come siamo messi? Abbastanza vicini. Ricerca. Siamo per terminare qualcosa? Sì, qualcosa lo termineremo prima dell'inizio della guerra con l'Arabia Saudita. Ok, giustificazione pronta. Fra 3 giorni siamo pronti per lo sbarco. Voi avreste bisogno di ancora un attimo, in realtà. Piano è stimato come rischioso. Fatemi vedere un attimo come siamo messi per quanto riguarda le supply. Non al massimo, non al massimo. Purtroppo questi ragazzi non hanno tantissime risorse. L'infrastruttura in Oman ci vorrebbe tantissimo tempo. Quindi servirà fino a un certo punto. No, dai, facciamo allora la fabbrica civile e buona. E a sto punto aspettiamo che siano pronti i ragazzi per lo sbarco e partiamo. Il regno di Romania cede la Bessarabia all'Unione Sovietica. La Romania, poverina, sta venendo spolpata. L'Unione Sovietica rivendica la Bessarabia. Ok. Bene ragazzi, siamo pronti, siamo pronti. Dichiariamo guerra, guerra di conquista. E siamo partiti. Siamo partiti, signori, facciamo partire i piani. Colpetto di tosse immancabile. Voi attaccatemi invece di qui. Voi, perfetto, state spingendo al massimo qua. E si va. Compagnia di ingegneri. Fatta, perfetto. Dal punto di vista industriale, non facciamo niente. Le radar station, non mi ricordo mai a cosa servono. Permettono di ottenere intel. Sai che quasi quasi, quasi quasi. Lo farei anche. Perfetto. Tra l'altro abbiamo restaurato la monarchia, ragazzi. Dopo oltre
mezza decade senza un monarca. L'esaltazione della folla che dava il benvenuto a Madrid era difficile da contenere, mentre Xavier di Borbone Parma entrava nella città questo mattino. È stato accolto da una folla giubilante, mentre la processione reale procedeva lungo le strade di Madrid fino a San Geronimo, la chiesa reale. Ok, in una pomposa cerimonia, Xavier ha assunto la corona e il nome di Javier, scusa, perché ho detto Xavier? Ah, perché sì, perché era Xavier, prende il nome di Javier I, piazzando finalmente un erede della linea carlista sul trono spagnolo. Nonostante la maggior parte della nazione sia in macerie, forse il nuovo re potrà servire come forza unificante e guaritrice. E guiderà il regno di Spagna a un futuro più glorioso. Più 10% di stabilità, non male. È diventato il nostro leader ed è il Sacro Re. Wow, fantastica. Fantastica, ragazzi. Nuovo focus nazionale. Allora, stamp out Marchese. Sblocca le decisioni per recuperare dalla guerra civile, rendendo possibile far ritornare spagnoli. No, gli stati spagnoli allo status di core states se hanno una compliance abbastanza alta. I maquis, ovvero le parti rimanenti dei nostri nemici, hanno continuato a combattere una guerriglia, nel tentativo di contestare il nostro controllo sul continente spagnolo, sulla terra spagnola. Nel tempo la loro influenza è diminuita e adesso è il momento di estirpare le loro radici e farli cadere una volta per tutte. Va bene, cominciamo a fare questo. Nel frattempo, direi che i nostri Marines possono assumersi il compito di muovere verso Riyadh. Ok, perfetto. Sono già stati bloccati. Fermatevi, ragazzi. Ok, qua l'avanzata continua. Sai che secondo me vale la pena che voi spingiate di qua. Ok, divisione non assegnata, la mettiamo qua sopra. E come tutte le altre divisioni di fanteria la mettiamo a questo fronte qua, quello con VC. Ok, qua le truppe da sbarco sono quasi pronte. Qua la difesa continua bene. Perfetto, abbiamo preso Riyadh. Abbiamo perso 3.000 uomini, loro 8.000. E siamo al 57% verso la capitolazione. Questi ragazzi poi, secondo me, li potremmo far muovere verso Medina. Oddio, potrei anche far muovere questi verso Medina. E muovere invece questi qui. Perfetto. Questi qui stanno avanzando. Qua io direi spezzate le linee del nemico. Così intrappoliamo queste truppe in una sacca. Voi avanzate invece da questa parte. Lo stesso mi fate voi, grazie. La Norvegia si è arresa ai tedeschi nel frattempo. Ok, questi si stanno rispostando verso il porto. E ciò va benissimo, naturalmente. Ok, quando ho smesso l'offensiva verso Riyadh. Abbiamo conquistato questa città e i nostri marini hanno quasi preso Medina. Qua direi che potete finire questi ragazzi. Ok. Qua voi dovete continuare l'avanzata, assolutamente. E vi direi di continuarla di qua. Abbiamo una fabbrica militare disponibile che utilizziamo per altro equipaggiamento di fanteria. Tra l'altro non mi fa vedere quanto me ne serve per gli upgrade. Perché ne abbiamo abbastanza in realtà di equipment, ma non mi fa vedere di che livello. Mauser stored, weekly production. Perché non me lo fai vedere? C'era un modo per vederlo, ma non mi ricordo. Ok, qua mi fa vedere quanto ce n'è bisogno per i rinforzi, ma non mi fa vedere quanto ce ne serve per upgradarli tutti. Vabbè, lo scopriremo vivendolo. Ah, qua tra l'altro le nostre truppe sono sbarcate. Perfetto. Direi che potreste
fare una cosa di questo tipo per chiudere il nemico. Tra l'altro sta suonando il timer, ma prima finiamo due ultime cose. Ok, così occupiamo gli ultimi territori rimasti. E Medina è caduta. Ah, giusto, il porto disponibile. Javier comincia a prepararsi per la guerra contro l'Iraq. L'Arabia Saudita è lì lì per arrendersi, ma il fatto che abbia ancora un po' di truppe gli fa venire voglia di continuare a resistere, ragazzi. Pessima scelta da parte vostra. Vediamo di concludere l'offensiva qua. Ok, conclusa. Divisione non assegnata che andiamo a spostare di qui, assolutamente. Research slot available, perfetto. E per cosa lo usiamo? Lo scopriremo nel prossimo episodio. Direi che ci possiamo fermare. I ragazzi qua davvero hanno ancora qualcosa da dare dal punto di vista dei combattimenti, ma una volta che li avremo bloccati qua, secondo me li faremo arrendere, anche perché qua non penso che ci siano truppe nemiche. Ok, io come al solito mi auguro che l'episodio vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate qua sotto un bel mi piace e non perdetevi il prossimo. Nell'attesa mi raccomando date un'occhiata anche alle altre campagne in corso sul canale e perché no anche a quelle già concluse che trovate ben organizzate sul canale in playlist. A tutti i legionari e al prossimo episodio.